Porpetto, Friuli Venezia Giulia. Qui ogni anno, da 20 anni a questa parte, si tiene una competizione in cui squadre di 3 persone si cimentano in prove non convenzionali, una specie di giochi senza frontiere ma senza le tutine colorate. Le regole sono semplici. Regole del 20° trofeo Reino Carver. Si raccomanda buona educazione, senso civico e pulizia e rispetto dell'ambiente. Ogni concorrente squadra dovrà dotarsi di bicicletta, canna da pesca, esche, togna, scarpe idriche, 3.000 euro per il rimpatrio della salma. Non sarà mica pericoloso? No, non preoccuparti, tutto bene. Questo simpaticone è Fabio, l'ho conosciuto al corso di recitazione. Ha un canale YouTube che si chiama Giorno 1. La sua filosofia è molto semplice, la vita è adesso. E si cimenta in esperienze a volte interessanti, a volte avventurose, a volte bizzarre. Io sono capitato in una di quelle bizzarre. E il terzo componente della squadra è suo fratello Marco. Anche se il regolamento non lo consentiva, vedendo le nostre straordinarie capacità atletiche, ci hanno concesso di provare gli zighi prima dell'inizio della gara. Non ci misi molto a capire che sarebbero state 2 lunghe giornate. Ci siamo sentiti i campioni del mondo a fare questa cosa, invece abbiamo fatto un tempo di merda. Non volevo dirlo, però è più che adeguata la descrizione. All'unanimità è stato deciso che Fabio sempre così tira il doppio punto. Uno. Un disastro. Occhio come si fa a ricorrere molto male le responsabilità. Bene. Aspetta, Fabio, come sei messo a mira? Messo, ho dimostrato molto male. Alla fine del primo giorno ero stremato. Reintegriamo i liquidi persi, breve chiacchierata con il digero dell'uovo e si torna a casa a ricaricare le batterie. Il secondo giorno inizia bene, colazione offerta, brioche e caffè. Montiamo in bici e via verso la prima prova. Carichi di entusiasmo ed energie, non avevamo la minima idea di cosa ci aspettasse. La prima prova consisteva nel segare un tronco. A mano. Tempo massimo 5 minuti. Qualcuno di voi ha esperienza da boscaiolo? Noi no. Ma cosa ci vorrà mai? Dopo finalmente il ciocco si stacca e la nostra prova è conclusa, tra l'entusiasmo generale delle altre squadre che pazientemente aspettavano il loro turno.
e la giornata continua così in un susseguirsi di spostamenti in bici e prove bizzarre. Prova ha tirato un po' sul morale, che era abbastanza basso. Adesso ci dirigiamo verso una delle prove che stavo aspettando con ansia, il lancio dell'ascia. Comunque ci sentivamo dei tiratori provetti, 48 su 60, che però ci è valso la metà classifica. Ecco, ha buttato giù il morale, ero carico e adesso niente. Mi deprimo fino alla prossima prova. Erano semplici, impugnate l'arma in modo da non premere il pulsante di sgancio del caricatore. Un colpo, paf, il caricatore per terra. Sarò mona. Forza. Arciere. Abbiamo completato anche l'ultima prova, adesso l'ultimo trasferimento della giornata, torniamo al capannone dei festeggiamenti e attendiamo le premiazioni. Sono sicuro di una cosa, non abbiamo vinto. Qua stiamo raschiando il fondo del barile, siamo alla 32esima posizione e ogni volta speriamo di non essere noi perché il rischio è molto alto. 31esimi classificati, occhio. 3.745 punti, quindi ci troviamo qua da 3.000. I randaggi, Rest Piscella, squadra numero 4. Come avrete capito,
Non abbiamo vinto, ma la cosa veramente importante è che ci siamo divertiti. E molto. 2 giorni in bici a combinare guai per il paese. In pratica, siamo tornati adolescenti. Grazie a Fabio per avermi coinvolto in questa avventura. Ci riproveremo l'anno prossimo. Al prossimo anno.